Serie A Elite, seconda giornata, si incontrano Lupa Amatori e Alba Roma. Buonasera da Federico Ivilli, diretta da campo dell'Abaro. Scendono in campo le due formazioni. Lupa Amatori con un 4-3-3 con Antognani, Lai, Lucci, Cordisco, salta la macchia Bernardi, Luisini, Giordano, Nucci. Tridente formato da Maiorino, Franco e Memai. Risponde l'Alba Roma con Spaziani, Recchioni, De Santis, Mininni, Cosmai, Tarquini, Lazzaro, Canepa, Scuderi, Mancini e Proietti. A disposizione per l'Alba Roma Casanica, Lopresti, Proietti, Rocchi, Corrozzo, Fazio, Colacicco. A disposizione per la Lupa Amatori Lalli, Trichilo, Montelpari, Lucci, Cordisco, Davide, Moscarelli, Misito, Cardillo e De Luca. Si schierano le due squadre. Lupa Amatori in divisa blu e Alba Roma in divisa giallo-blu. Sul pallone Scuderi per l'Alba Roma, pronto a dare via il calcio d'inizio. Si attende l'ok del direttore di gara. Le squadre che si equivalgono, Lupa Amatori che deve rispondere all'ultima sconfitta. Controllano le porte gli assistenti di gara. In gioco fermo c'è un buco nella porta di sinistra, quella che sarà difesa nel primo tempo da Spaziani dell'Alba Roma. Vediamo Memai e Lai che si prestano alla causa con il direttore di gara per sistemarla. Ne approfittano quindi le due compagini per procedere con il riscaldamento. Ricordiamo i due schieramenti. Le squadre giocano a specchio con 4-3-3, la linea 4 di Lupa Amatori è composta da Lai, Lucci, Cordisco, Danilo, salta la macchia Bernardi, Antognani fra i pali, centrocampo a 3 con Giordano, Luisini e Nucci, attacco a 3 con Maiorino, Franco e Memai. Alba Roma con modulo speculare con Spaziani tra i pali, Recchioni, De Santis, Valerio, Mininni e Cosmai sulla linea di difesa 4, centrocampo a 3 con Lazzaro, Cirillo, Tarquini, attacco a 3 con Mancini, Canepa e Scuderi, terminale offensivo. Il gioco è ancora fermo, si attende l'ok, si parte con Alba Roma che dà l'avvio alla gara con Scuderi che gioca sulla sinistra, Cirillo centrale allarga sulla destra, Cosmai gioca nuovamente su Cirillo, buona palla intercettata. Lai in possesso, cerca di partire dietro, subito fermato, buono Cosmai, si gira, mantiene il possesso, nuovamente per Cirillo, sale Cirillo, ancora Cosmai in possesso, buono scambio con Mancini, palla lunga,
a cercare Recchioni, non riesce ad agganciare. Guadagna però un fallo laterale perché il pallone è stato toccato da un difensore della Lupo Amatori. Prosegue sulla destra, su di lui, punizione in favore della squadra locale. Tanto Capitan Mininni che dà indicazioni ai suoi. Linea di difesa che rimane compatta. Sono tre gli uomini in avanti per la Lupa. Palla tagliata al centro, attenzione. Maiorino stava entrando nell'area di rigore. Attenzione ancora Maiorino, tenta il cross. Palla termina fuori alle spalle di Spaziani. Mette a terra, pronto a riprendere il gioco sulla destra con Cosmai. Si abbassa Mancini a ricevere, Cosmai va a lungo a cercare Scuderi. Buono lo stop da parte di Scuderi che si gira, la tocca. È buono lo scambio con Lazzaro. Sale Canepa sulla sinistra. Fallo laterale in favore della Lupa. Palla lunga ancora per Maiorino, lo stop tenta di girarsi in favore di Memai. C'è un rinvio da parte di Mininni, buono il pallone per Tarquini, attenzione, Canepa all'interno dell'area di rigore, la smanaccia Antoniani vicino al gol. Prende il gioco Antoniani, chiede ai suoi di salire. Antoniani verso Memai, Tarquini la mette a terra, recupera l'Alba Roma, costretta però a ripartire da dietro da Recchioni. Poi De Santis, Mininni, Mister Beco chiede ai suoi di far movimento. Cosmai, Cirillo, Mininni, buono il fraseggio qui in uscita da parte dell'Alba Roma. Canepa di prima per Mancini, è buono il lancio, arriva pronta la chiusura da parte di lei di testa. Ancora in possesso l'Alba Roma con Cosmai, Cirillo, un gioco dinamico quello che stiamo vedendo da parte dell'Alba Roma. Buono il fraseggio, le linee si trovano e vediamo anche spesso dei cambi di esterni che si muovono sulla linea della tre quarti, non dando in questo modo punto di riferimento alla retroguardia di Mister e Capitan Lai. Palla che era troppo lunga qui per Maiorino, riprenderà pertanto Recchioni con rimessa laterale. Minuti al momento passati con molta intensità, pur essendo all'inizio di gara, le due squadre da subito, calcio molto rapido. C'è poca fase di studio, c'è molta voglia di fare in campo. Attenzione a Mancini, perde palla. Molto bene qui Giordano Poinucci. Torna da Franco, poi Lai. Palla lunga proprio verso Franco. Coperto Mancini, c'è fallo da parte di Giordano che entra in maniera molto energica su Mancini che rimane a terra. Lui si tira a sincerarsi delle condizioni. Si alza Mancini, fallo proprio sotto la nostra postazione, abbiamo potuto sentire anche l'impatto sulla gamba destra di Mancini. Sarà Cosmai a far riprendere il gioco sull'auto di destra. Si accentra Mancini, è Mininni che gliela tocca, quindi riparte direttamente il numero 15. Palla lunga per Mancini, se la porta avanti col tacco, anzi no, era Tarquini. Non riesce ad agganciare, palla che termina tra le braccia di Antoniani. Entrambe le squadre, come stiamo vedendo, preferiscono far ripartire la manovra dal basso, sia l'Alba Roma sia la Lupa, come in questa occasione, con Antoniani che era ripartito da luccicordisco. Lancio lungo su Maiorino, c'è calcio di punizione al centro di centrocampo, speculare alla precedente punizione in favore dell'Alba Roma.
palla lunga. Ancora in avanti la Lupa Connucci. È stata anche buona posizione da parte di Bernardi che non riesce però a trovare l'intesa giusta con Nucci. Il pallone troppo lungo che si spegne sull'out di destra. Riprende quindi il gioco Mininni. La tocca per Cosmai sulla destra. Centrale nuovamente pallone sui piedi di Mininni. Quindi De Santis. Lancio lungo a cercare Scuderi. Palla fuori. Centro di centrocampo Alba Roma in possesso. Buona qui la presa di posizione da parte di Lazzaro che guadagna anche un calcio di punizione che permette ai suoi di salire. Vediamo molto movimento al centrocampo. Centrocampo molto folto, pur giocando entrambe le squadre a tre, ma gli esterni fungono da quinti in fase di non possesso a tutti gli effetti, lasciando pertanto Scuderi e Memai come uniche punte e per una parte e per l'altra. Batte Recchioni. Palla tagliata al centro. Il tiro da parte di Canepa. Si spegne tra le braccia di Antoniani. Era stato ottimo qui il cross da parte di Recchioni. Sale intanto Bernardi sulla destra, gioca centrale per Luisini, per Franco solo a sinistra, tre quarti offensiva, palla lunga qui per Giordano, deve uscire Spaziani per farla sua, gioca veloce su Cirillo, non riesce a stopparla, Maiorino la riconquista, tenta la botta da fuori, altissima sopra la traversa, sarà buona l'idea qui da parte del numero 20. Riprende il gioco l'Alba Roma con Cosmai, quindi Mancini da Cirillo di tacco. Tocca per Mininni. Era forte la pressione da parte del numero 10 Memai per la Lupa Amatori. Buona la chiusura da parte di. Salta la macchia. Palla ancora in avanti qui. Franco alle spalle di De Santis. Prova ad aggirarlo. Nulla da fare. È pronta la chiusura da parte di Tarquini. Era stata ottima la sua diagonale. Vediamo ancora Cirillo. Attenzione a Giordano, commette fallo. Il secondo commesso al numero 14. Batte veloce Cirillo, laterale a sinistra da Lazzaro. Quindi Canepa si accentra. Ancora il numero 20. Tenta la botta da fuori. Vicinissimo alla traversa. Si fa sentire Capitan Lai con i suoi. Batterà velocemente Antoniani, si abbassa anche Luccicordisco, è lui a far riprendere il gioco. Trova però Cirillo pronto a battere di testa, ad inviare il pallone verso Mancini, prontamente chiuso la live, quindi Giordano, ancora Cirillo a riconquistare il pallone. Lazzaro, scambio nello stretto con Cirillo, di tacco Mancini, tenta il tacco per Cosmai, non riesce però ad indirizzare il pallone, che termina fuori. E ancora rimessa dal fondo per la Lupa Amatori. Luccicordisco sul pallone. Va a lungo il numero 6 a cercare Memai. Palla che attraversa tutto il centrocampo. Stava per scappare nuovamente Franco alle spalle dei centrali di difesa. Cosmai ne esce molto bene qui su Memai, ancora il numero 15, va a centrale, Scuderi si abbassa, tentato di mandare la palla verso Mancini, senza però riuscire a trovarlo, palla che va da Antoniani, gioca largo a destra, ne esce bene Bernardi, trova, salta la macchia, ancora il numero 24, centrale da Giordano, torna nuovamente indietro, attenzione, ne esce poi bene la retroguardia difensiva della Lupa con Lai che fa carambolare il pallone addosso a Cosmai. E guadagna un fallo laterale numero 3.
Lai gioca lungo, molto bene qui Luisini a girarsi, tentava poi di innescare nuovamente Franco, pronto alla chiusura da parte di Tarquini. Lucci Cordisco gioca sulla destra per Salta la Macchia, vede Luisini centrale, attenzione alla pressione da parte di Mancini, bravo Luisini a tornare da Lucci Cordisco, tenta di far salire. Memai sponda su Giordano di esterno, trova Maiorino, il tacco era buono qui per Nucci, nulla da fare, arriva Lazzaro a rubare il pallone, poi Canepa centrale verso Mancini, attenzione che è scappato alle spalle di Lucci Cordisco, si gira Mancini, trattenuto, non c'è nulla, Scuderi all'interno dell'area, arriva il tiro di Mancini, palla alta, segnalato anche un fuorigioco con qualche secondo di ritardo dagli assistenti di gara. Siamo al 12° minuto di gioco, risultato inchiodato sullo 0-0. Squadre che per quanto visto si stanno equivalendo, giocano entrambe un buon calcio, palla a terra, cercando le incursioni degli intermedi di centrocampo. Luisini, palla lunga per Nucci, Cirillo, Mininni, Tarquini di prima per Recchioni che è solo sulla sinistra, attenzione, recupera poi il pallone De Santis, a terra Giordano, guadagnare un ottimo calcio di punizione sul centro di centrocampo e Lucci Cordisco si incarica della battuta, si defila ora, vediamo, no, sarà lui a battere, tutta l'Albero ma sotto palla, lancia lungo Lucci Cordisco per Maiorino, tenta di andare centrale, Tarquini può recuperare velocemente qui il gioco, se l'allunga anche un po', Tarquini lancia lungo Canepa, bravissimo Canepa a stoppare, attenzione a Scuderi, lo vede, buono stop da parte del numero 9, tenta di superare, Salta la Macchia, ripiega con un'ottima diagonale Giordano, poi perde palla, sposta molto bene palla qui Lazzaro e guadagna calcio di posizione veloce, Lazzaro al tiro e arriva il vantaggio dell'Alba Roma, la sblocca il numero 10 Lazzaro. Punizione velocissima battuta da Canepa, trova il gol il numero 10 Lazzaro con una rasoiata dai 20 metri sul palo sinistro difeso da Antoniani, Lupa Amatori 0 Alba Roma 1. Riparte velocemente la Lupa con Franco sulla sinistra, supera sia Mancini sia Cosmai, chiude molto elegantemente Capitan Mininni, palla che termina sull'out di destra, fallo laterale in favore della Lupa. Lai gioca su Franco, tenta una acrobazia qui, nulla di fatto, rimessa dal fondo per l'Alba Roma. De Santis, Mininni, nuovamente De Santis, scambio palla fra i centrali, sempre Memai a dar fastidio, ruba palla Maiorino, molto bene qui, attenzione lo scatto sia di Nucci sia di Memai, nessuno arriva sul pallone, quindi fallo laterale in favore dell'Alba Roma, numero 3 in battuta, gioca corto su De Santis. Mininni, ancora De Santis, torna da Mininni, palla lunga verso Mancini, lo stop, si gira, innesca Scuderi
Attenzione alla scuderia sulla tre quarti di destra, tenta il tiro, la prende veramente, veramente male. La prende di collo esterno, non direzionando pertanto il pallone verso lo specchio della porta, termina ampiamente fuori. Antonioni gioca corto con Lucci Cordisco, sempre là in largo a sinistra. Chiede ai suoi di salire, sale Scuderi, lancio lungo Lucci Cordisco verso Maiorino, di testa la spizza verso Memai, la raggiunge ora, attenzione a Franco sulla sinistra. Memai lo vede, Franco costretto a rincorrere. Cosmai fa buona guardia, tenta di mantenerla in campo. Non ce la fa, fallo laterale per la Lupa. Batterà Lai. Gioca centrale su Memai. A recuperare Tarquini. Palla nuovamente in fallo laterale. Lupo Amatori che non ha subito il contraccolpo, sta offrendo comunque un calcio molto dinamico. Andare sempre centralmente con Memai a fare da sponda centrale, ad innescare sia Franco sia Maiorino come esterni. Giordano difende palla tra due uomini, la perde e non guadagna fallo laterale, perché perde palla ed è in favore dell'Alba Roma. Cosmai, Mininni nuovamente su Cosmai, buono fraseggio fra i due. De Santis si era abbassato qualche secondo di ritardo, Cirillo per ricevere palla, bravo Lazzaro a lanciare Mancini, ottima la chiusura da parte di Lai, attenzione a Canepa, difende palla, poi la perde Giordano a riconquistarla per la Lupa, guadagna un ottimo calcio di punizione, fase di disimpegno, fa uscire così i suoi. Gioca veloce Luisini, la lancia di fatto tra i piedi di Spaziani. De Santis, palla lunga, buono lo stop da parte di Scuderi, commette poi fallo ai danni di Nucci. Minini dà indicazioni ai suoi per coprire, si abbassa anche molto la linea di centrocampo, lo chiede proprio ora Minini ai suoi di non schiacciarsi troppo, rimane Cirillo basso davanti a De Santis, praticamente palla lunga da parte di salta la macchia, la copre De Santis, bravo Mancini ora a farla rimbalzare qui, ancora Mancini centrale, supera sia Giordano sia Lai, innesca Canepa sulla sinistra, palla corta, salta la macchia, attenzione che la perde, riparte Canepa, Antoniani la prende, Scuderi, specchio vuoto, il tiro dal numero 9, attenzione, salvataggio miracoloso da parte di Lucci Cordisco, era andato a botta sicura, a porta sguarnita Scuderi, Lucci Cordisco col piede, come un gol. Sarà pertanto calcio d'angolo dalla destra in favore dell'Alba Roma con Lazzaro in battuta. Rimangono bassi Cosmai e Tarquini. Batte Lazzaro di testa e Canepa non riesce a direzionare il pallone verso la porta, dritto per dritto sul fondo. Rimessa dal fondo, sarà Lucci Cordisco a batterla. C'è tanto un Antoniani che vediamo contuso dopo l'uscita, che stava però di fatto consegnando il doppio vantaggio all'Alba Roma. Tiro a botta sicura da parte di Scuderi. Lucci Cordisco fa un miracolo, non possiamo neanche parlare di gol mangiato qui. De Santis. Alta la pressione di Franco, ruba palla, ancora Franco centrale, c'è Memai, lo vede il tiro, anzi no, ancora Franco, il tiro che arriva, c'è però fuori gioco segnalato dall'assistente, buono lo scambio all'interno dell'area di rigore, Memai che forse poteva andare con la conclusione a rete, preferisce servire nuovamente il numero 7 Franco,
occasione ghiotta per la Lupa, che spreca malamente. Cirillo, Tarquini, De Santis, quindi Mininni, Mancini, Scuderi, buono scambio di prima, però non sale in tempo Lazzaro, quindi salta la macchia, può far salire suoi, gioca corto su Lisini, perde nuovamente 24, c'è Lazzaro, vede Scuderi, palla troppo lunga, secondo disimpegno errato da parte di salta la macchia, gioca a destra su Bernardi, intanto palla lunga da parte di Nucci verso Franco, la spizza Memai, Franco a difendere il pallone d'esterno per Giordano, si gira il numero 14, finta e controfinta, Cosmai la spazza ed è fallo laterale in favore della Lupa Amatori. Batterà Lai, gioca corto su Nucci, anzi no, Luisini, buona la chiusura da parte di Tarquini, palla lunga di Luisini al centro dell'area verso Maiorino, fallo laterale dalla parte opposta in favore dell'Alba Roma, palla lunga per Canepa, è altrettanto buona la chiusura da parte di Nucci. De Santis, Cosmai, palla lunga verso Mancini, sale il numero 11, costretto a ripiegare Lai, Mancini gioca centralmente molto bene per Lazzaro, sale Lazzaro, Scuderi tentava Canepa di salire, si è fermato poi, conquista ora il possesso il numero 20, buono lo scambio con Tarquini, limite dell'area, vertice alto dell'area di rigore, Tarquini perde palla, salta la macchia, può far salire i suoi, ancora il numero 24 gioca sulla Luisini, perde poi palla su Scuderi, salta la macchia, può ripiegare come può spazzando, Mininni esce molto elegantemente su Franco, ancora Mininni in avanti, è salito come torre, Lazzaro lo vede, finta e controfinta, mantiene il possesso di palla il numero 10 e guadagna calcio di punizione dai 25 metri, anche molto intelligentemente. Mani alte da parte di Giordano, Lazzaro lo sente, si lascia cadere guadagnando un ottimo calcio di punizione. Batterà Lazzaro, va il numero 10, tira forte al centro dell'area di rigore, non riesce però a trovare Scuderi, Memai a sinistra, è partito Franco, palla molto lunga che termina sull'out di destra, esce il numero 24, vediamo, primo cambio di gara, esce Nucci, al suo posto Davide Lucci Cordisco, saranno due ore in campo il numero 6 Danilo Lucci Cordisco, il numero 13 Davide Lucci Cordisco, buono lo stop da parte di Scuderi, entra in maniera importante su Giordano, però è Giordano che commette fallo, forse neanche se ne è accorto. Marco pronto? Marco pronto? Batterà Cirillo, Lazzaro, Scuderi, torna a sinistra da Ricchioni, buono lo scambio con Canepa, perde poi palla, la recupera De Luca, ancora il numero 19, innesca Maiorino sulla destra, palla troppo lunga per lui, esce molto bene in fase di disimpegno la Lupa, tenta poi di innescare gli esterni ma come abbiamo visto già in due occasioni che si sono susseguite, palla troppo lunga e per Maiorino a destra e per Franco a sinistra. Ne esce male ora invece l'Alba Roma, si riprenderà
con rimessa laterale dalla destra. Buona qui la chiusura da parte di Cirillo, che innesca di prima Canepa sulla sinistra, è fuori gioco. Secondo cambio chiamato da Mister Lai, non visto dal direttore di gara, pertanto si gioca Canepa nuovamente, questa volta in posizione regolare, controsalta la macchia, si accentra, va al tiro Canepa, palla che non gira, traiettoria che rimane ferma. C'è il numero 10 Memai, qua il suo ingresso in campo è il numero 17 Sito. Palla verso Franco, che funge ora da terminale offensivo, a Sito che si allarga da esterno di sinistra. Canepa ripiega, Lazzaro Arrecchioni supera Maiorino in velocità. Buono qui lo stop da partita, quindi torna su Lazzaro. Canepa di prima per Scuderi, chiuso. Questo fallo da parte di salta la macchia. Anzi no, si gioca, era fuori gioco di rientro. Maiorino allarga a sinistra da Luisini, chiuso di petto da Cosmai, molto bene qui, quindi Tarquini può salire, palla al piede, ancora il numero 7, va centralmente da Scuderi, chiude Lucci, Cordisco, De Luca, Lai, nuovamente da Giordano, va sulla sua linea di gioco verso Sito, pallone sporcato da Cosmai ed è fallo laterale per la Lupa. Batterà Lai, gioca centrale su Luisini, allarga molto bene a destra verso Maiorino, lo chiude Recchioni in due tempi, attenzione, palla centrale, c'è fuori gioco, aveva rubato palla molto bene Danilo Lucci Cordisco. Se deve chiudere l'azione, ma cazzo fa il fischio prima? Minini Cosmai va a lungo verso Mancini, buono lo stop, ripiega su De Santis, molto bene qui, sale De Santis a sinistra da Recchioni, centro di centrocampo molto folto, vediamo ora la retroguardia della Lupa Amatori ripiegare. Tarquini si gira a destra, supera Giordano, poi è Mancini che va al tiro, palla che termina alla destra di Antoniani. Salta la macchia Bernardi, Maiorino usa le mani, Recchioni commette fallo, potrà pertanto far riprendere il gioco il numero 2 della Lupa Amatori, Bernardi, lancia lungo verso Maiorino, si alza la bandierina, si gioca però Maiorino, va al tiro, palla fuori, c'è poi il fuorigioco segnalato e confermato dal direttore di gara. Cirillo allarga a destra da Tarquini che sale, il numero 7, ancora Tarquini veloce come il vento qui, supera Giordano, Tarquini centrale per Scuderi, folata offensiva molto buona qui da parte del numero 7, Giordano non riesce a tenerlo, sarà secondo angolo di fila da destra per l'Alba Roma con Lazzaro battuta. Sempre Cosmai ultimo. Batte Lazzaro sul primo palo, coperto da Lai. Ancora Lazzaro. Cross di Lazzaro, troppo sul portiere, Antoniani in due tempi.
in due tempi rischia di fare una cosa alla Guico e Cea. Lai trova Sito, palla lunga per Franco, pertanto Lazzaro può far ripartire i suoi con De Santi e si abbassa lui ancora a riprendere il pallone, funge da play il numero 4. Minini, poi Cosmai è bravo Sito a rubare palla, palla che però esce, fallo laterale in favore dell'Alba Roma, batte Cosmai, ripiega da Mininni, quindi De Santis, Cirillo, attenzione a Sito dietro, Mininni, fraseggio che parte dal basso sempre per l'Alba Roma, ne parlavamo in avvio di gara, entrambe le squadre preferiscono ripartire e costruire dal basso. Buona qui la chiusura da parte di Mininni verso Mancini, anzi Scuderi, poi Tarquini perde l'attimo, salta la macchia, gioca a sinistra da Luisini, Cosmai in maniera energica ma sul pallone si ferma, Luisini è rimasto a terra, parte Lai, Giordano che va a restituire il pallone alla retroguardia dell'Alba, Mininni, De Santis, sempre il fraseggio nello stretto tra i due centrali con Franco che però fa la spola, Canepa, buono qui di tacco per Recchioni sulla sinistra, Mancini, Tarquini, bravo Giordano a rubare palla, qui sale il numero 14, vede Sito sulla sinistra, ancora il numero 17, mantiene il possesso e vede Luisini, troppo lungo il pallone, secondo di fila mandato lungo da parte del numero 17, 33esimo minuto di gioco, conduce l'Alba Roma per 1-0, ricordiamo rete del numero 10 Lazzaro con una rasoiata dal limite, attenzione seguiamo l'azione qui con Mancini al limite dell'area, Mancini centrale per Canepa, raggiunge il pallone e scivolata, fa 2-0. Due palloni, lancio lungo, Mancini centrale e Canepa a chiudere alle spalle di Antoniani. Lo dicevamo in avvio di gara, i due esterni che si muovono cambiandosi di fascia, non consentendo alla difesa di Mister Lai di avere dei punti di riferimento fissi. E questa è un'azione che va a concludersi in maniera deliziosa con Mancini che innesca Canepa, che ha tu per tu con Antoniani in scivolata, non sbaglia. Luisini. Luci Cordisco. De Luca. Perde palla fuori di Scuderi. Non riesce a mantenere il possesso, salta la macchia, fa carambolare su numero 9. Ancora fallo laterale in favore della Lupa. Palla lunga, Maiorino. Buono stop, Luci Cordisco. Rilancia lunga. Coperta da Cirillo, ancora De Luca di testa. Palla ancora... ritrova il terreno di gioco con Mininni in possesso, quindi poi Recchioni, ancora avanti il numero 3, Canepa allarga a destra da Tarquini, Mancini di tacco fa proseguire il gioco, ancora il numero 7 perde il tempo e Lai recupera in due tempi, poi perde il pallone, ancora Tarquini, scambio nel breve, Giordano chiude di fisico sul numero 7, palla che termina in fallo laterale per la Lupa. Batterà Lai. Lungo su Sito, chiuso da Tarquini. Batterà, salta la macchia.
alla lunga Luisini lo stop, si gira, vede Lucci Gordiesco sulla destra, palla forse un po' troppo lunga. Recchioni di parte dietro da De Santi, si alza la pressione da parte di Franco e Sito, Mininni a mettere ordine, allarga a destra da Cosmai, sale il 15, trova Mancini, pressato da due, Mancini, Cirillo, ancora da Mancini, chiuso, palla che torna in maniera rocambolesca sui piedi di Capitan Mininni, allarga a destra da De Santis, buono lo scambio qui, corre Recchioni sulla sinistra, quindi Lazzaro, palla a tagliare verso Mancini, forse lunga, la tiene in campo il numero 11, molto bene Mancini qui, c'è Cosmai vicino a lui, visto ora, vertice basso nell'area di rigore di destra, Tarquini al limite, tentava il tiro, coperto, Sito di prima intenzione per Franco, coperto, attenzione a Canepa, si gira il numero 20, ancora Canepa, rimane fermo, si gira molto bene qui, Lazzaro a destra, ancora il numero 10, palla persa, perde anche un'occasione, qui l'Alba Roma aveva 5 uomini all'interno dell'area di rigore, attenzione Giordano, salta Minini, molto bene il 14 qui, ancora Giordano, allarga a destra per Maiorino, mette a terra, tenta il tiro, centrale tra le braccia di Spaziani, occasione importante qui per la Luva. Minini sulla destra per Mancini, stop a terra Cosmai, attenzione a Sito dietro le spalle, Scuderi allarga a sinistra da Canepa che è solo, deve ripiegare Davide Lucci Gordiesco, poi Lazzaro salta Lucci Gordiesco, va la botta da fuori, palla che termina altissima. Batterà Antoniani. Vediamo però un uomo a terra per la Lupa. Molti giocatori sulle gambe in questa fase finale della prima frazione di gioco. Entrambe le squadre non si sono risparmiate. Abbiamo visto un gioco molto vivo da ambe le parti. Va a avere la meglio finora l'Alba Roma 2-0. Le reti di Lazzaro e Canepa. Riprenderà il gioco, salta la macchia, lancia lungo verso Maiorino, coperto su Lazzaro, c'è fallo. Mette a terra Cirillo. Gioca corto su Mininni, poi Mancini verso Cosmai, buono stop da parte del numero 15, il cross centrale impatta però sulla schiena di Mancini che diventa però un assist di fatto per Tarquini, centrale attraversa tutta l'area, il pallone salta la macchia al tempo di stopparla, rilanciare lungo De Luca, coperto da Canepa, ancora De Luca, rimane a terra, il fallo è commesso da Scuderi. Calcio di punizione battuto, salta la macchia, allarga sulla destra per Lucci Gordiesco, va a centrale da Maiorino, innesca il numero 6, palla lunghissima, vediamo se ce la fa tenerla in campo, Recchioni costretto a mantenere il possesso, spalla a spalla, si gioca, ancora Recchioni in possesso, ne esce, palla sui piedi di Lazzaro, poi Tarquini, ancora il numero 7, si accentra Giordano per rubare palla, Scuderi va veloce ora l'Alba Roma con Canepa sulla sinistra, ancora il numero 20, palleggio volante, Canepa pallonetto, palla che esce di nulla, la tiene in campo Scuderi, buono scambio nel breve qui con Mancini, calcio d'angolo, un Alba Roma che va a 2000 questa parte finale del primo tempo. Era stato ottimo il fraseggio che aveva portato alla conclusione Canepa con palleggio prima e tiro poi alla Dybala, se vogliamo. Calcio d'angolo dalla destra con Cirillo in battuta. 40° minuto inoltrato.
ora sul primo palo, palla centrale, salta la macchia, Tarquinino riesce a raggiungerla, quindi può ripiegare Lazzaro, questa volta non è il Cirillo a battere, attenzione, gol, il 3-0, firmato Capitan Mininni, è stato Cirillo ad andare alla battuta dal calcio d'angolo e non Lazzaro. Mininni si fa trovare pronto sul secondo palo ed è 3-0 Alba Roma. Batterà Franco Luisini. Larga da Luci Cordisco, poi De Luca. Porta palla De Luca. Ancora per Luci Cordisco sulla destra, ripiega Lazzaro. Maiorino difende di fisico molto bene qui su Cirillo. Palla ancora per Luci Cordisco. Palla fuori, finisce qui il primo tempo. 3-0 Alba Roma, le reti di Lazzaro, Canepa e Mininni in chiusura di gara. Ci vediamo nel secondo tempo, sempre qui in diretta da Labaro, per il secondo tempo di Lupa Amatori Alba Roma. Pronti a ripartire per il secondo tempo di Lupa Amatori. Alba Roma conduce l'Alba Roma 3-0, ricordiamo le reti di Lazzaro, Canepa e Mininni sugli sviluppi dell'ultimo calcio d'angolo del primo tempo. È arrivato il terzo gol dell'Alba Roma, siglato sul secondo palo da Capitan Mininni. Vediamo Memai che è rientrato in campo pronto a battere. Uscito anche Lai. È entrato anche Trichilo. E carissimi, diversi cambi per la Lupa Amatori questo secondo tempo. Partiti. Memai gioca corto su Cardillo. Cambiato tutto il centrocampo da parte della Lupa Amatori. Luci Cordisco. Ancora Cardillo, anzi De Luca, perde palla. L'aveva recuperata numero 8 Lopresti, anche lui al suo ingresso in campo per l'Alba Roma. Al posto di Tarquini, che non vediamo in campo. Lopresti sulla destra per Cosmai, gioca centrale da Mininni. Va da De Santis, rilancia lungo verso Canepa. Pallone sporcato da Trichilo. Palla in fallo laterale per l'Alba Roma, a battere sarà Ricchioni. Di petto. Ne esce bene qui Trichilo. De Santis. Allarga a destra verso Mancini, pronta la chiusura da parte di Luci Cordisco. Bernardi si gira, Canepa su di lui, Trichilo vede Bernardi, buona la chiusura da parte di Recchioni e Canepa insieme. Riprenderà il gioco Bernardi, lunga su Memai, stop chiuso molto bene qui da De Santis. Siamo attaccati all'uomo. Alba Roma che parte in fase di contenimento del risultato qui, Lupa Amatori che va forte,
Maiorino ripiega dietro. Cambiato anche il portiere. È stato Lalli. Una lupa completamente diversa, quantomeno per assetto tattico, per quanto ho potuto vedere finora rispetto al primo tempo. Recchioni, la cicca qui, cioè, però fuori gioco. Da parte di Tarricchilo, Memai sul pallone intanto. Cambio palla, richiesta tantissimo, rimane basso Recchioni a sinistra, Cosmai sulla destra completamente solo. Vediamo se riusciamo a capire con quale pallone giocare. Batte De Santis, centrale su Cirillo. Gioca in verticale qui. Buono lo scambio. Lopresti si accentra, ancora il numero 8. Scuderi, buono lo scambio nello stretto con Lazzaro, centrale verso Mancini, era stato lui a muoversi molto bene tra le linee qui. Fallo laterale in favore dell'Alba Roma. Palla corta verso Scuderi, poi Nucci, ancora Scuderi, chiuso. Palla che finisce nel condominio della palazzina antistante al campo. È richiesto con molta veemenza. Viene recuperato ora. Si riparte con la gestione del pallone dal basso per la lupa. Lazzaro ruba palla, poi la perde nuovamente, palla verso Trichilo, coperto da De Santis che ruba. Scuderi, velo sullo presti, ancora il numero 8 sale, commette fallo De Luca, anzi no, si gioca, non c'è fallo. Se vogliamo inspiegabilmente, riparte Carissimi. Largo a sinistra, De Santis, era buono il pallone su Montelpari. Sono cambiati quasi tutti gli 11 per Mister Lai. Gioco fermo. Rimane a terra il numero 19 De Luca. Rientrare in campo Luisini, che avevamo visto anche tra i più attivi in campo da parte della Roma Amatori durante la prima frazione di gioco. De Luca visibilmente contuso lascia il campo. Luca Dolorante alla caviglia sinistra fa il suo ingresso in campo con il numero 5 Luisini. Vediamo anche notizie che arrivano dagli altri campi con la Montagnola che sta perdendo in casa con il Lokomotiv Casilina con doppietta di Fiore. Unione Ferroviari Roma vince contro l'Orione per 1-0, la sbloccata Alteri.
Cirillo, scambio con De Santis, fraseggio buono sempre con Minini, scambiano spesso il pallone in due centrali l'Alba Roma, il lancio è lungo, coperto però, carissimi, si gira il numero 16, innesca Trichilo sulla destra, Trichilo centrale, attenzione, e accorcia le distanze, la lupa con Montelpari. Facciamo tutti le cose difficili. 2-1. Ne parlavamo in avvio di gara del secondo tempo. Una lupa che era partita molto più forte. Alba Roma sotto rispetto a quanto visto nel primo tempo. È arrivato il che porta a fare le distanze. Un'altra partita da giocare. Scuderi. Palla lunga, anche troppo. La può prendere Lalli. Gioca corto su Maiorino che è partito da esterno di destra. In questo secondo tempo lo vediamo da centrale di difesa destro. Scambio con Carissimi, non arriva sul pallone, di piega Trichilo. Buono scambio con Carissimi. Dato il caso Memai, lo stop, perde il pallone. Recuperare Chiomi, poi Cirillo. Cosmai ancora su Cirillo. Va a lungo. Sventaglia la parte numero 4. Bernardi, attenzione a Canepa alle spalle, non visto. Ruba palla Lazzaro, supera Bernardi, palla verso Canepa, tre quarti offensiva di sinistra. Maiorini in maniera decisa sul numero 20, 20 contro 20. Calcio di punizione in fuori l'Alba Roma. Uscirà con ogni probabilità il numero 16, Carissimi, vediamo. Esce il numero 16, Carissimi, fa nuovamente ingresso in campo il numero 7, Franco. Lazzaro intanto sul pallone, vediamo in barriera Luisini e Bernardi per la lupa, barriera 2 decisa da Lalli. 16. Vai Franco, corri. Corri Andrea. Lo dico, io so per certo che mi faccio male così, non lo so, sono tanti anni, tanto sempre la stessa storia. Parte Lazzaro, forte al centro, smanaccia Lalli. Pallone però già era uscito. Riparte corto sempre su Maiorino. Lungo Maiorino verso Trichilo. Chiude De Santis. Poi Cirillo. Bravo Franco che è entrato con il piglio giusto in campo. Buono stop di tacco. Appoggia su Cardillo. Sale Cardillo, palla al piede, tre quarti offensivo di destra. Lazzaro a rubare palla, quindi Scuderi, si gira il numero 9. Sale Scuderi, palla al piede. Il lancio è lungo. C'è il solo Luci Cordisco a poter recuperare il pallone. Si alza la pressione da parte di Lopresti e fallo laterale in favore della Lupa. Cambio anche per l'Alba Roma. Entrerà il numero 21 Colacicco ed esce Valerio De Santis. Vediamo se cambia anche l'assetto tattico dell'Alba Roma. Forse sarà una difesa a tre. Vediamo Minini che si allarga sulla destra, Recchioni centrale. Pertanto sarà Colacicco, il terzo di difesa a sinistra. Serbeco che tende a rimpolpare il centrocampo. Batte Minini. Colacicco. Gioca corto, buono scambio, lungo per Scuderi. Buona azione, gioca spesso a due tocchi l'Alba Roma.
Cirillo momentaneamente esce dal campo, esce il sangue dal naso al numero 4, attenzione a Cosmai sulla destra, messo fallo, calcio di punizione in favore della Lupa Amatori. Franco, palla troppo forte per Muscarelli. Mister Lai ha stravolto la formazione in questo secondo tempo, una formazione che però è entrata in campo con la cattiveria giusta. Lanciato Montelpari, atterrato, non c'è nulla per il direttore di gara, si gioca, rimane però a terra Spaziani. Rimasto a terra Spaziani dopo l'intervento a chiudere sul numero 11 Montelpari. Lo svantaggio della Lupa, 3-1 in questo momento risultato a favore dell'Alba Roma. Gioco fermo ancora, Spaziani a terra. Lui Edoardo, vieni. Si rialza ora l'estremo difensore dell'Alba Roma, contuso alla testa. Ne approfitta Lai per dare indicazioni suoi. Stesso Beco. Vediamo Lai al colloquio fitto con Luisini. Indicazioni fornite sia a Luisini che a Cardillo, rispettivamente centrale, centrocampo intermedio di destra. Si riprende ora il gioco. Sarà Muscarelli. Farlo riprendere, restituisce il pallone. Rientra in campo anche Cirillo. Lancio lungo di Mininni a cercare Scuderi di testa. Maiorino, palla campanile, Cirillo di testa, perde il tampone nasale che aveva. Mettiti davanti! Cosmai rilancia lungo per Scuderi. Entra all'interno dell'area di rigore il numero 9 per Mancini. Lazzaro da fuori, la piazza Lalli. Non è finita ancora, Canepa in possesso. Il tiro di Canepa, palla alta. Doppia occasione per l'Alba Roma. Lazzaro a botta sicura sul primo palo, si fa trovare pronto Lalli a chiudere. Non rischiamo. Vicino alla doppietta Lazzaro prima e Canepa poi, trovano un ottimo Lalli. Maiorino allarga a destra a Bernardi, ruba palla però Canepa,
palla verso Lazzaro, Cardillo. Dai Aldo! Mantiene il possesso, vede Trichilo, poi Cardillo, controllo Presti, palla che rimane lì, la prende Lazzaro, fra due. Lazzaro allarga a destra per Cosmai, con il 15, il cross al centro per Scuderi, termina tra le braccia di Lalli. Lalli allarga a sinistra, non riescono ad uscirne, Mancini al tiro, palla alta, trova difficoltà la Lupo Amatori ad uscirne, facendo ripartire l'azione al basso, tre volte di fila in sostanza che l'Alba Roma si avvicina al poker per errato disimpegno da parte della Lupa. Monta il pari a combattere con Cosmai, poi Moscarelli, rilancio lungo verso Franco, Mininni chiude, Memai, ancora Mininni di testa, Moscarelli, palla in fallo laterale per l'Alba Roma. Sessantesimo minuto di gioco, Lupo Amatori 1, Alba Roma 3, 20 alla fine. Ancora buona chiusa da parte di Moscarelli, attenzione a Scuderi, Scuderi sulla destra, centrale c'è Lazzaro, Cardillo e poi palla spazza a ripiegare, troviamo il numero 21, Colacicco, la pressione da parte di Trichilo, ne esce Colacicco, scivola Memai, Mininni tenta la chiusura, Luisini, calcio di punizione all'auto, aveva strattonato Scuderi, batterà Luci Cordisco, gioca veloce qui, ancora Luisini lungo verso Montelpari, Cirillo, Scuderi si gira, mantiene il possesso per Cosmai, ancora Scuderi, buono scambio fra i due, si alza verso la parte di Franco che ruba palla, sale il numero 7, ancora Franco in possesso, sale Franco contro Mininni che è una statua. Fallo laterale in favore della Lupa, Moscarelli in battuta, si abbassa Cardillo per ricevere, lo vede Moscarelli, buono stop da parte di Cardillo, si gira, cambio di gioco sulla destra dove trova Luisini, centrale di tacco per Trichilo, aveva visto Bernardi, palla che rimane lì e termina tra le braccia di Spaziani che riparte lungo sulla destra verso Canepa, palla che passa fra due uomini, Canepa lancia lungo per Mancini, sale il numero, ripiega sul destro Mancini, bravissimo Bernardi, ancora Mancini, poi centrale, non c'è nessuno, palla lunga per Canepa, buona qui la folata offensiva da parte del numero 11, ottima la chiusura da parte di Luci Cordisco, tiro di Lazzaro, palla respinta da lì, attenzione Mancini, palla che rimane lì vicino al pasticcio Trichilo, palla per Luisini, ancora un passaggio sbagliato da parte della Lupa, Lazzaro lungo al centro dell'area di rigore contro Lalli, ancora Canepa il tiro e arriva 4-1, doppietta di Canepa, Lupo Amatori 1 Alba Roma 4. Il VAR, grazie, chiamato intanto il VAR.
confermata al VAR dopo qualche minuto la doppietta di Canepa, poker dell'Alba Roma sul campo della Lupo Amatori. Ha fischiato, gioca! Uscito Scuteri, intanto è entrato il numero 14, Proietti Rocchi. Gioca Luisini sulla sinistra. Memai, lancio lungo. Palla verso Luci Cordisco, chiuso bene qui Proietti Rocchi. Cardillo, Luisini per Bernardi. Sì, già. Bravo. Ancora Bernardi in possesso. Mantiene il possesso Bernardi, poi Cardillo. Cross tagliato al centro dell'area. Palla che rimane lì, termina. Il calcio d'angolo in favore della Lupo Amatori. Sale anche Maiorino intanto. Cross al centro, palla che rimane al centro dell'area, poi respinta. Palla lunga verso Canepa, autore la doppietta, si gira il 20, solo. Proietti Rocchi ancora per Canepa, buono il lancio per Mancini che sale, tenta il tiro, Lalli in due tempi. Maiorino. Lungo, sale il 9, Trichilo, Franco tenta la botta da fuori, palla che termina di poco, alta sopra la traversa. Colacicco, Chioni, buona la pressione da parte di Memai. Nuovamente palla sui piedi di Colacicco, guadagna anche calcio di punizione, batterà Lazzaro. Sventaglia sulla destra. Ancora il Baroma per vie centrali con Cirillo in possesso. Allarga tutta verso Canepa, quindi Lazzaro. Lazzaro. Risale Memai verso Trichilo, palla che esce sull'out di destra, triplo cambio per l'Alba Roma. Esce Spaziani tra Casaniga. Stoppa, secondo l'audio. Dai, raga, dai! Lalli, centrale. Lopresti allarga sulla destra. Palla lunga. Sali, Aldo, sali! Moscarelli. Ancora Moscarelli in possesso.
palla verso Guardiello, lo stop, si gira il numero 18, palla lunga verso Trichilo, sale sulla testa Trichilo, ancora il numero 9. Si accentra, buono il pallone per Memai, palla che attraversa tutta l'area, arriva Franco col tiro ed è 4-2 per la Lupa. Il gol è del numero 7, Franco. Accorcia nuovamente le distanze la Lupa Amatori, batte Proietti Rocchi. Tresimo minuto di gioco. Cosmai si gira, ruba palla Moscarelli. Lopresti ruba palla Franco, nuovamente Moscarelli, Lucci Cordisco, Cardillo, si gira molto bene il numero 18 qui, allarga a destra, poi Bernardi, ripiega Trichilo, fra due, molto bene il numero 9, Luisini, Franco tenta nuovamente la botta da fuori, termina sull'auto di destra. Calcio di punizione in favore della Lupa Amatori qui. Sul pallone Maiorino, gioca corto Bernardi, scambio nel breve, Trichilo centrale Bernardi e arriva il 4-3 della Lupa Amatori. 4-3. Dai ragazzi! Non ho capito la cosa. Leo. Le distanze la Lupa Amatori. Recchioni Colacicco, 19 verso Mancini, partita vivissima qui sul campo dell'Abaro. Cardillo, Maiorino, palla troppo lunga per Bernardi. Colacicco, bravo Edi, bravo Edi, guadagna calcio di punizione Memai. Gioca corto Maiorino su Trichilo. Nuovamente Maiorino. Ho messo fallo su Lopresti. Lucci Cordisco da destra. Moscarelli rimane a terra contuso. Nuovo calcio di punizione per la Lupa. Tre a quattro il risultato finora.
Leo, attacca la porta, Sta qui il 7. Palla tagliata al centro verso Montelpari, ripare lì Trichino, chiude Casanica. Oh, la marcatura! Ci vuole! Davanti all'uomo! Davanti all'uomo! Minini, lancia lungo. Verso Fazio. Cardillo. Moscarelli. Apertura alla destra verso Trichino. Mette a terra. Sale. Molto bene qui Franco a recuperare. Poi Maiorino, ancora centrale per Lucci Cordisco. Palla per Luisini, buono lo stop al limite dell'area. Salta con la circo, va al tiro Luisini. Palla fuori di poco. Il cambio, esce Trichino, rientra in campo Marcosito. Batte lunga Mininni verso Fazio, chiuso da Bernardi, poi lo presti. Buono il lancio ancora per Fazio che scatta sulla sinistra. Corto il pallone qui. Maiorino. Ancora centrale. Per Lucci Cordisco. Lucci Cordisco, palla per Maiorino nuovamente. Lancia lungo verso Memai. Fallo commesso da Memai. Vecchioni, Colacicco, sale Colacicco alla sinistra, salta Sito, ancora Colacicco per via centrali, mezzo a tre, ancora il 21. Si gioca, palla sventagliata sulla destra. Fallo laterale in favore dell'Alba Roma. Palla lunga, il tiro fuori alla destra di Lalli. Lalli gioca corto su Lucci Cordisco, poi nuovamente palla da Maiorino. 6 minuti di recupero, decreta al direttore di gara, si gioca con la Cicco sul pallone, ancora il 21. Buono il lancio all'interno dell'area di rigore per Mancini. Si gioca Maiorino da dietro. Luisini. Sito. Ancora Luisini. Moscarelli. Chiuso da Cirillo. Cardillo. Fra due. Esce molto bene il 18. Sale Cardillo. Luisini, palla centrale, attenzione, Proietti Rocchi in possesso, su di lui Franco, lancio lungo, non c'è nessuno, il solo Maiorino. Cambia la prossima, grazie. Mezzo al campo, no, mezzo al campo, no, lui in mezzo,
Bernardi. Luisini mette al centro la parata di Casanica. Prenderà il gioco Casanica. Palla lunga. Cambio, grazie. Sempre. Edo, venite. Sì. A fianco a Salvatore. Giochi a fianco a Salvatore. Fallo laterale in favore della Lupo Amatori tra Giordano. La difesa, Fabio, gioca corto. Attenzione, lo presti. Lancio lungo verso Mancini. Esce Lalli. Fallo laterale. Marco, attaccati, non devi riceverla. Batterà Colacicco. Palla lunga per Mancini a coprire Maiorino. Rimessa dal fondo. Batte Lalli, palla per Memai, lancio lungo per Sito. Esce con la Cicco. C'è fallo. Lasciala Edi, lasciala Edi, lasciala lui, sali, vieni, vieni. Allora! Calcio di punizione che arriva tra vivaci proteste. Lancio a lungo. La prende Trichilo. Dai ragazzi, mettiamola! Stai su, stai su! Stretto cola! Stretto cola! Ennesimo fallo laterale con Giordano in battuta. Maiorino. Lucci Cordisco. Palla per Bernardi, lo stop, sale. Palla lunga, prende Proietti, Rocchi, anzi Fazio. E ancora fallo laterale per la Lupo Amatori. Marco, invertiti con Leo! Marco, invertiti con Leo! Chi ci va? Sito di spalla. Esce Maiorino, attenzione Mancini. Ancora in possesso il numero 11. Commesso fallo. Batterà Cirillo. Non lo capiamo, due in barriera. Batte Cirillo, pallone bello al centro, ma c'è a terra, non c'è nulla. Gioco fermo, Mancini a terra. Dai, dai, dietro, dietro, dietro.
Carlo, fatti la vera da loro. Palla lunga di Maiorino a cercare Sito, monta il pari per quella che probabilmente sarà l'ultima azione di gara. C'è ancora un calcio di punizione. Giordano sul pallone. Siamo dentro! Rap, manca due, rap, 9-2. La mano, Maccio! Maccio, la mano, che dietro, Maccio! Lucci Cordisco sul pallone. Vai dietro di lui! Carlo! Carlo! Manca bene, Carre! Palla tagliata al centro dell'area per Monte, il pari, chiusa da Tarquini. E rimane lì, rimessa dal fondo. Batterà Casaniga, fischietto in bocca per il direttore di gara. Una delle partite più vivaci viste finora. Batte Mininni. Lunga verso Proietti Rocchi, si gioca ancora però. Palla che passa, attenzione. Mancini in possesso, tiene palla Mancini. Finisce ora, Lupa Amatori 3, Alba Roma 4. Vi ringraziamo per aver partecipato con noi e ci vediamo alla terza giornata.